Bentornati a SOS Arezzo TV, natalizio, ritroviamo intanto Beppe Marconi che finalmente l'ho scampata. L'ho scampata. Sai che tutti chiedevano, ma dove è finito, dove è finito? All'ospedale no, ma quasi, con tutta la tosse che mi sono preso. Ora è passato, sei guarito. Poi mi sono fatto... Chi c'è qua? Tutti a guardare i cartelli, visto che cartelli lì, bianchi e neri, no? Non mi fa fare gesti anche stasera, che siamo a Natale, su per favore. Tutti dicevano, ho visto, ma non si è visto niente, ma come mai hanno fatto il funerale così da sé? No, che fa come quello che andava tutti i giorni a vedere i cartelli e un giorno c'era il suo, disse quello l'altro mio, oggi che c'era il suo non è venuto. E così te. Sei tenuta per la fine. L'ha voluto. Come ti è sembrato questo periodo? Ah senti, io stavo sempre chiuso in casa. Quindi hai seguito tutto? Ho visto poco. Ho seguito che... No, le cose che succedono. Sì, quello abbastanza. Cosa ti ha colpito di più? Il nostro governo italiano. Veramente, veramente, speriamo che ci fa con questo regalo di questa finanziaria che non si sa ancora da che parte farsi. E quello cittadino? Beh, quello cittadino devo dire una cosa, cioè, io quando è negativo, negativo, sai che si dice. Però effettivamente questa città di Natale quest'anno ha tirato. Sì. Dobbiamo dargli atto che l'assessore Comanducci ha fatto veramente un bel lavoro. Diamogli atto. Sì, perché basta dire uno fa opposizione, sempre sbagliato. Quando è fatto bene, è fatto bene. Questa volta ci ha chiappato veramente, ha fatto Arezzo, un bel lavoro. Arezzo Fiere? Arezzo Fiere mi sembra che c'è un po' di confusione. Un po' tanta, mi sembra. Mi dispiace per il Boldi, però c'è un po' di casino intorno, diciamo, dai. Speriamo che Babbo Natale risolva il problema. Non male che inserito il revisore dei conti. A meno quello, dai, data bene. È una roba per te. Sì. Perché Babbo Natale risolve anche queste cose qui? Sì, si vuole. Ah, ho capito. Allora va bene, allora, ora che lo so. Vuol la dire bisogna anche te. No, io no, ma so, tanto. Cioè, uno non si sa mai. Lo sappi che ti poi raccomandava Babbo Natale, perché Babbo Natale risolve è tante buono. Cose. Sì, è buono. È buono, ho capito, va bene. Allora, può essere affiliato da qualche parte, quindi dà anche una mano in più. Ah, ecco. Ma è affiliata a chi? Ma qualche pannuccina quella magari. Ah, ma mica Cappucci, no? Questo non lo so, perché per me è un mondo sconosciuto. Rosso, mondo sconosciuto, però. Rossi, è vero? Sì, Ho capito. Forse non vanno più di moda. È vero, c'è Cappuccio rosso. Ci pensavo. Ma chi abbiamo, Beppe, qui? Abbiamo tutto lo staff di Arezzo TV stasera. Sì, hai venuto a farci gli auguri a... C'è il nostro direttore Greta. Sì, ma io faccio solo gli auguri, Io vedo una bustona. No, ma c'è Babbo Natale. C'è Babbo Natale dentro. È arrivato Babbo. Abbiamo messo. Portano le bustarelle. Ah, le bustarelle. Sono tutte bustarelle. Sono tutte bustarelle. No, bustone, altro che bustarelle. Davide Faltoni, che c'è? Auguri, che dire? Sei venuto di corsa, non sì, sono venuto di corsa. Con quanto mangiato è bene che corra, se no. Facciamo a tu per tu. Voi due. Quale ti è piaciuto di più di tu per tu? Tutti gli ospiti. Dei nostri ospiti? Ora non si può dire. Ti è piaciuto di più? A lui piace il Gamurrini. Gamurrini ti piace? Mi sono divertito molto col Casucci, via, diciamo la verità. È venuto anche lui? No. Deve venire. Rosso bianco. Deve venire. Rosso bianco, ma insomma. Sì, vabbè, il Gamurrini. Il tuo preferito, diciamo la verità. Via, ora, se no. Penso che gli ha detto persino qualche domanda prima. Ha fatto questa. Non si fa mai e lui la fa. Lui è cattivo con tutti, con lui. Voglio dire, non è vero. Poi che abbiamo, Beppe? Facci le presentazioni. Noi l'abbiamo già visto. No, io sono già ormai fatto. Io sono poi che abbiamo? Dimmi. Lui ormai vive per la televisione e basta. Eh sì, solo per quello? Poi come secondo lavoro sentiamo. Ma cosa dicono i suoi dipendenti dei negozi? Digli che non è vero. Si è scoperto una cosa oggi. Cosa si è scoperto? No, guarda, ora ce lo dici. No, onestamente. No, Davide un giorno mi ha detto che lì vicino al suo ufficio ci sono i trans. Addirittura. Sì, e sicché io oggi curiosavo lì, no? E mi ha detto, hai visto Vivi? E lui è venuto a vedere che c'era. Ma ce l'ha lì vicino al suo ufficio. Hai questo hobby? No, ma 50 era un'altra cosa. No, dai, ma che si dice? Poi ci abbiamo la Chiarina qui. Chi è la Chiarina? Questa è l'inviata da Sato, non è la Chiarina. La Chiarina dei musici? No. Più
per la cronaca, io mi associo agli auguri del direttore. Tanti auguri a tutti. Come siamo a Saione, se vuoi dare, un'occhiata qui alle zone dello spaccio, non lo so. È tranquillo. Ma non c'è nessuno a Saione. Spaccia, niente. Come mi dice Franchin, lei è troppo buona. È buona? Perché è buona? È buona? Ha fatto la moscina, invece dai, sì. E se vieni con noi, poi vieni con me. Stasera vieni tocca anche a Mirko. Sì. Lui, le foto in Facebook, Mirko, sono di Mirko. Gigati, ultimamente ha perso un po' di smalto. Lui pensa che io, quando l'ho conosciuto, era il mio opinionista del calcio. Ah, sì? Sì, è vero. Si capiva. Guarda che era bravissimo. Sì, ho capito. E perché allora l'ha lasciato? È passato dall'altra parte della barricata. Ah, ho capito. Ha fatto il salto della staccionata. Ah, capito. E poi c'è Luca Occhini. Vieni. Adesso è tornato dopo l'apertura del Ponte Buriano, è tornato. È tornato, perché sì. Se no l'avevo inciso in casa. Quindi devi ringraziare la presidente Chiassai che gli ha riaperto il ponte. Perché lo spiccio non ci passava, capito? Perché è troppo stretta per lui la via. Ah, ho capito. Hai capito. Va bene, comunque ci sono altri da salutare? Boh, vogliamo ci attorno. Finiti? Bene. Qualcun altro è sparito. Buon Natale a tutti. Bravo. Ci rivediamo. Oh, torna però. Vabbè, chi ci si muove? Vediamo. Alle fatti te? Benissimo. Buon Natale a tutti e ci vediamo in questi giorni. Esatto. Buon Natale che in pace, serenità, tranquillità, ragazzi. Grazie. E pensateci quanto è importante questa festa, non soltanto dal punto di vista di regali, sì, quello di ieri faceva così, di mangiare, ma soltanto anche un attimino per pensare che molte volte pensiamo di essere eterni, invece non siamo eterni. Ok? Metti proprio di buon umore. Grazie, a domani.